Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Quest'oggi sul portale di Opzionaria per presentare una delle grandi novità dell'universo parallelo delle opzioni, l'ultima grande novità. Un servizio che ha da subito affascinato il nostro magnifico pubblico che in gran parte sta già godendo delle sue prestazioni. Siamo quindi lieti di presentare Elite. E a parlarcene il dottor Maurizio Monti. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maurizio, Elite, vieni a prendere il prossimo profitto. Io ti assegno il controllo dello schermo così che tu possa mostrarci le innumerevoli possibilità che derivano da Elite, le sue varianti operative e in più che ci dia la possibilità, che tu ci dia la possibilità di affacciarci sull'S&P, sul VIX, sul VVX. Hai tutta la nostra attenzione, Maurizio. Benissimo, allora credo che si veda bene il mio schermo e Sì. S&P 500 su vicino a massimi molto importanti. Il mercato si è fermato esattamente sul 12,50% del range dell'ultimo range, quindi del range fra il 27 di luglio e il 27 di ottobre, 3 mesi in cui il mercato è andato a ribasso. E dal 27 di ottobre, dal 30 di ottobre a oggi, oggi è il 23 di novembre, quindi stiamo parlando di 25 giorni di calendario. In 25 giorni di calendario, il mercato si è ripreso quasi tutto quello che era stato la discesa avvenuta nei 3 mesi, appunto fra 27 luglio e 27 ottobre. Il mercato, dicevo, si è fermato sul 12,50% del range che sicuramente i nostri ascoltatori sono abituati a sentire quando facciamo le nostre analisi. È andato a sostanzialmente a doppiare i massimi di settembre e sta adesso il grande quesito è se il mercato arriverà ai massimi di luglio, quindi a 4.634. Lo vedremo nei prossimi giorni. Quello che è avvenuto. Facciamo vedere due cose. Anzitutto sull'Option Trader andiamo a vedere la scadenza del 15 dicembre. Ne avevamo già parlato in un webinar precedente. Nella scadenza 15 dicembre, fra 4.580 e 4.600, eccolo qua, 4.600 e 4.580, c'è un grandissimo volume di opzioni call. Stiamo parlando di 85.000 e passa opzioni a 4.580 e 99.000 e passa a 4.600. Questi due livelli si sono formati in 48 ore. Proprio era un webinar precedente in cui avevamo parlato di questi due livelli che si erano di colpo riempiti, quindi probabilmente uno o forse più di uno, ma noi presumiamo un grande operatore che ha messo probabilmente o uno spread a mercato. Ci sembra difficile che siano tutti e due i livelli venduti perché non è un buon metodo dal punto di vista istituzionale. In genere distribuiscono molto di più le vendite, però tutto può essere ovviamente, ma può essere uno spread acquistato oppure uno spread venduto. Quindi uno spread acquistato che punta alla direzione rialzista, uno spread venduto dove materialmente la parte bassa è quella venduta, la parte alta è quella acquistata come copertura. E quello che è avvenuto nella giornata di ieri, eccolo qua, quello che è avvenuto nella giornata di ieri è che il mercato si è fermato esattamente a 4.580 e 50 e poi è stato respinto anche piuttosto violentemente. È andato a 4.550 circa. È andato quindi diciamo, nel momento in cui cercava di violare questo livello, 4.580, dove ci sono 85.000 call, è tornato pesantemente indietro e non, diciamo che non ci ha più provato. Poi ha fatto un picco intermedio a 4.575, ma non ha più provato a ritestare l'area 4.580. Ritrazione improvvisa del prezzo forse induce a dire che queste 85.000 potrebbe essere un livello venduto che ha reagito in modo molto significativo.
Qualunque sia, potrebbe essere anche che nel caso in cui venga violato il livello 4580, un operatore così robusto è anche in grado di girare le posizioni, per esempio andando ad aggiungere dei future di copertura, e questo potrebbe sicuramente avvenire. Ma quello che nel frattempo è avvenuto è che il mercato ha rifiutato il livello 4580 e l'ha ributtato all'indietro, diciamo, lo ha respinto verso il basso. Contemporaneamente, a quando avveniva questo, è avvenuto qualche cosa di interessante che abbiamo esposto anche questo in un webinar precedente, una divergenza fra BUVIX e VIX. Vedete che il VIX nella giornata di ieri, di negoziazione di ieri, è andato a ribasso facendo sì un tentativo diciamo di test di un supporto, ma il BUVIX è andato nettamente al rialzo. Questo significa che mentre le opzioni VIX continuavano il loro tran tran abbastanza tranquille, addirittura afflosciando la volatilità, quindi abbassando la volatilità, la volatilità delle opzioni del VIX aumentava, cresceva. Questo significa, e questo fra l'altro c'era stato già un sintomo nella giornata del 21, cioè del 21 novembre dell'altro ieri, quando in conclusione di giornata sulle opzioni del VIX c'è stata questa grande impennata di volatilità che non ha corrisposto a un movimento significativo sulle opzioni del VIX. Questo significa quindi che c'è un po' più di agitazione sulle opzioni del VIX rispetto a quanto non ce n'è nelle opzioni dell'S&P 500. Se vado a misurare, e alcuni ascoltatori si ricorderanno che noi misuriamo alle 14:30 orario americano, il livello che c'è, il rapporto che c'è fra VIX e VIX. Per esempio, se io vado a misurare quello di ieri, che era, diciamo, sul VIX era 12,89 il livello delle 14,30, mentre il livello delle 14,30 sul VIX era 83,34. Vado a fare 83,34 diviso 12,89, cioè il loro rapporto, e ottengo un ragguardevole 6,46. Allora, gli ascoltatori più attenti dei nostri webinar si ricorderanno che quando i valori stanno sopra 6, quindi fra 5,80 e 6 per noi è la zona mediana, bene, sopra 6 significa che c'è un surriscaldamento da parte delle opzioni del VIX rispetto alle opzioni dell'S&P 500. Questo che cosa sta a indicare? Sta a indicare che nel mercato qualcuno si sta coprendo. E quindi potrebbe essere solo un'ipotesi, che ci possa essere un'aspettativa di un po' di ritracciamento, il che non guasterebbe per nulla perché è stata un'onda rialzista veramente forte, un po' di ritracciamento che andrebbe a magari prendere il supporto immediatamente successivo. Stiamo parlando di un 4514 sul future di dicembre, o leggermente più in basso, sul livello più basso, sul 25% del range, che è esattamente viaggia intorno a 4500. Oppure un ritracciamento un po' più corposo che potrebbe andare a prendere 4450. Questo potrebbe essere il ritracciamento che potrebbe esserci se il segnale VIX e VIX dovesse essere confermato da una ritrazione temporanea del mercato. Non dimentichiamoci però che siamo sul momento del mercato più favorevole in termini di stagionalità, perché abbiamo un periodo di stagionalità estremamente favorevole, dove se vado a plottare 20 novembre contro 8 dicembre, chiedo scusa, ho plottato un po' in modo impreciso. 20 novembre contro 8 dicembre, eccolo qua, vediamo se riesco a essere più preciso. Vedo che il 20
No, devo entrare ed uscire perché purtroppo la piattaforma di Seasonax fa ogni tanto questi giochini qui. Chiedo scusa, ma vado a riportare l'S&P 500. Ecco qua. Ok, adesso possiamo riplottare il periodo 20 novembre-8 dicembre, eccolo qua, e il periodo 20 novembre-8 dicembre ci dice che negli ultimi 10 anni, come pure negli ultimi 15, c'è stato un solo anno negativo. Ora, oggi è il 23 di novembre, quindi questo significa che all'8 di dicembre il livello del mercato statisticamente dovrebbe essere più in alto di quello che era il 20 di novembre. Il 20 di novembre il livello minimo era 4.521, all'8 di dicembre deve essere sopra 4.521. Anche quindi se ci fosse un ritracciamento, anche significativo, magari di 100 punti, di 150, è molto probabile che il rimbalzo successivo sarebbe piuttosto corposo, per andare a non contraddire la statistica che in 15 anni vede solo un anno negativo in questo periodo. Se estendo la ricerca a 25 anni, mi accorgo che sono gli ultimi 20 anni addirittura che fanno da statistica positiva con un solo negativo, perché i quattro precedenti sono quelli legati ai periodi terribili della bolla della dot-com e dell'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, con quello che poi è seguito fino al 2002-2003. Ma negli ultimi 20 anni il mercato è sempre stato positivo, salvo una volta. Quindi ci troviamo in una delle fasi più positive dal punto di vista stagionale, è un fattore di cui dobbiamo tenere conto. Sicuramente dal 20 novembre all'8 dicembre abbiamo una forte probabilità che il mercato continui a essere rialzista. Se c'è un ritracciamento seguendo quello che ci sta dicendo il VVIX rispetto al VIX, dovrebbe essere un ritracciamento di poco conto, una presa di respiro, una presa di temporanea di profitto prima di fare un ulteriore spunto rialzista che diventa quindi molto probabile. Ma adesso andiamo agli aspetti della strategia su cui è centrato oggi il nostro webinar, quindi sulla strategia Elite. Strategia Elite, di cui abbiamo parlato anche molto nello speech che abbiamo tenuto a Lugano Finance Forum nella giornata di martedì 21, uno speech che ha avuto una ottima partecipazione del pubblico, anche con delle domande, da parte del pubblico. Abbiamo stupito un po' il pubblico luganese con la nostra strategia, che gli ascoltatori tipici dei nostri webinar hanno cominciato a conoscere la strategia appunto Elite. Quando parliamo della strategia Elite, i più attenti ascoltatori si ricorderanno che abbiamo sempre iniziato la strategia vendendo due livelli. Faccio un esempio per chi avesse meno memoria. Per esempio, è stato anche l'esempio che abbiamo fatto al Finance Forum, scadenza 16 febbraio, quindi scadenza a 85 giorni, e vado a prendermi due livelli dove, per esempio, vendo una 3250, vendo una 3050, eccolo qua, che ne vendo tre qui e tre qua. Dopodiché vado a proseguire la strategia, gli ascoltatori più attenti se la ricorderanno, vado a proseguire la strategia andando a costruirmi le coperture relative e vado quindi a fare due livelli, così come è nella logica del portafoglio delle nostre strategie. Nel nostro portafoglio non ci sono mai sovrapposizioni di strike e di scadenze, perché uno dei nostri must dal punto di vista delle regole da rispettare è fare in modo di avere tanti strike e tante scadenze ben distribuite in modo tale che se il mercato ci dovesse aggredire non ci aggredisce tutto nello stesso momento, nello stesso tempo, ma abbiamo
una naturale diversificazione del portafoglio a livello di strike, a livello di scadenze, e quindi un'aggressione al mercato che diventa molto più tollerabile quando questa avviene, perché alla fine sulle opzioni quello che dobbiamo guardare è quando il mercato ci aggredisce, ed è il nostro, diciamo, il nostro primo pensiero deve essere gestire il rischio, prima ancora che gestire il rendimento. E lo vediamo adesso con Elite. Bene, Elite quindi parte sempre con queste 3 e 3. Nei webinar di presentazione precedenti, però, abbiamo detto che non è l'unico modo di gestire questa strategia, perché meno 3 e meno 3, cioè 3 vendute e a 3.250, per esempio, 3 a 3050, quindi distanziate di circa 200 punti, 250 punti, 3 e 3 è il modello, per così dire, di base. Ma adesso vediamo un modello di variante che è molto interessante. Andiamo ad allungare leggermente la scadenza. Non prendiamo una 16 febbraio, potremmo anche prendere una fine febbraio, ma crepi l'avarizia, andiamo addirittura al 15 di marzo, andiamo proprio alla scadenza tecnica di marzo, quindi a 113 giorni. Che cosa vado a fare a una scadenza così lontana? Vado a distribuire ancora di più i miei livelli di vendita, per esempio partendo con un livello 2900, andando avanti con un livello 2700 e poi sotto un livello 2500 o 2550. Quindi 2009, 2007, 2005. E qui ne vendo 2, 2 e 2. Cioè, invece che fare due livelli da 3, faccio tre livelli da 2 e vado ad affondare ancora di più, come vedete. Vado addirittura ad arrivare a 2500. Interessante per chi ha già visto i webinar precedenti di Elite, interessante il delta di partenza. Ricorderete che il delta di Elite deve essere compreso fra 0.02 e 0.04. Qui noi abbiamo un 0.045, cioè siamo già vicinissimi a un delta ottimale, a un delta ottimale. Questo perché ci piace? Perché molto probabilmente riusciremo a rinvigorire la parte venduta, quindi ad aumentare potenzialmente la nostra profittabilità. Vediamo come. Andiamo anzitutto a fare le nostre coperture. Lo strategy builder parte con già tre gambe occupate, andremo a occuparne altre due con le coperture. Andiamo per esempio su una scadenza intermedia, vediamo, dobbiamo coprire al 2009, quindi copriamo sempre la parte più alta della strategia. Vediamo per esempio al 12 di gennaio, al 12 di gennaio siamo a 50 giorni, più o meno alla metà del periodo, prendiamo una 2009 che ci costa 2,065. Vediamo che cosa succede a comprarne 3, quindi copriamo sulle 6, ne compriamo 3 all'ingrosso, nel senso che so che è sullo strike più alto, e ne copriamo 3 al 12 di gennaio. Andiamo su una scadenza più lunga. Per esempio, non so, una 31 gennaio potrebbe essere, vediamo, una 69 giorni, mi pare molto buona, e vado a elevarmi di altri 200 punti rispetto al primo strike venduto, quindi vado per esempio a 3100 e ne compro una sola. Ottengo un ottimo credito di 12 punti e 65 con un delta che è molto molto moderato, 0.031, che mi sta a indicare cioè che ho una velocità estremamente moderata, ho un impatto sui margini molto modesto, è 3.700 franchi di margine, per 12 punti e 65 di profittabilità. Ma quello che qui è bello, che cos'è? È il fatto che io sono a 2.500 con il livello più basso. E tenete presente che potevo fare una variante ulteriore alzando tutto di 100 punti, magari dopo ci proviamo pure, perché viene comunque un'ottima strategia distante dal mercato, dove il livello più basso è 2006 invece che 2005. 2005 però nella nostra simulazione rispetto al mercato così come adesso a 4.618 significa che è almeno 46%. Almeno 46%.
Speriamo che non faccia almeno 46% il mercato, perché quello è il nostro livello, ma di vendita più bassa, no? Diciamo di rischio più lontano. Su questo rischio più lontano, noi potremmo, per esempio, aumentare un pochino la nostra profittabilità, per esempio vendendone 6, quindi portando da 2 a 6 il livello più lontano. A questo punto ovviamente dobbiamo anche aumentare le nostre coperture, ma la copertura all'ingrosso ha un grosso vantaggio per noi, perché va a moderare gradualmente diciamo, ovviamente ci fa spendere, no? Modera gradualmente la nostra profittabilità. Siamo a 19 punti, abbiamo un margine un po' troppo alto rispetto a quello che ci piace a noi, però stiamo avvicinandoci a un valore di delta assolutamente sopportabile. E adesso andiamo, per esempio, a farne due a un livello più alto. Abbiamo un valore delta 0,039, abbiamo un margine più alto del solito, ma accidenti, abbiamo anche 17 punti. 17 punti sono $850 potenziali in cassa, a fronte di un margine relativamente elevato, un po' più elevato di quelli che facciamo in genere, ma con una profittabilità superiore. Andiamo a vedere che cosa succede a manipolare ancora la nostra posizione. Andiamo a far scendere a 0,037 il nostro delta e andiamo a mettere 16,80 contro 4.800 di margine. Vedete che sto migliorando gradualmente il mio margine, andando a toccare poco la mia profittabilità. Volendo, posso anche, però questo chiaramente mi aumenterebbe parecchio il margine, posso anche andare a operare sulla scadenza e sullo strike intermedio a 2.700, andando sempre ad aggiungere una copertura, per esempio a 2.900. Vedete che ho un 18,70 con un margine intorno ai 5.000 franchi, 5.300 franchi. Questo significa che io posso andare, quindi ritorno alla mia struttura originaria, anche perché la strategia non è finita qui, ritorno alla mia struttura originaria e cosa ottengo con la mia struttura originaria? Ottengo un impatto sui margini molto moderato, la possibilità di poter operare sul livello molto molto lontano, quindi 2.500, per poter aumentare in qualche modo la mia profittabilità. Dicevo prima, potrei anche operare con un livello leggermente più alto, per esempio vendendo il primo livello a 3.000, coprendo a 3.000, vediamo che cosa succede. Eccolo qua. Vedete che la mia profittabilità aumenta di un pochino, l'impatto sui margini è abbastanza modesto e ho aumentato un po' la mia profittabilità. Se voglio posso portare su anche questo, 2.800. Porto la mia profittabilità a 14 punti con un margine di 3.800. Mi sembra assolutamente moderato. Volendo posso anche, sempre con la mia struttura 222, 222, voglio diminuire il mio delta, la mia velocità relativa, vado a comprarmi una copertura in più, diminuisco l'impatto sui margini e vado a un 13 punti e 50. Vado ad aumentare la mia copertura all'ingrosso con 2 3.100. I miei margini diventano 2.600, guardate che bello, con 11 punti e 60 e una velocità di delta di 0,026. Questa è una velocità, diciamo, da stare a 90 in autostrada al minimo del consumo, per intenderci. Quindi una velocità di massima sicurezza. Posso andare a drogare un pochettino? Beh, posso andare ad aumentare queste di 3 a 2.500, sicuramente il mercato non mi viene a prendere. Ho chiaramente un impatto sui margini superiore, 3.400, però ho aggiunto 2 punti netti alla mia profittabilità. Come vedete, con un delta che è 0,031, la velocità intermedia. Come vedete, una immensa possibilità di personalizzare il sistema. Posso andare a prendermi 100 punti più in alto qui perché voglio più copertura? Posso
3.200 più copertura, 3.200 di margine, 13 punti, 12 punti e 90. Vado di nuovo a drogare un po' la strategia? Beh sì, questa la porto a 5, ovviamente margini molto più elevati, ma accidenti, vado a 17 punti. E se vado a coprire le mie 5 con altre 5, margini a 4.300 e 16 punti di profittabilità. Diciamo, una varietà infinita, quasi difficile da descrivere, di possibilità, no? Possibilità che sono aperte da un sistema che ha una immensa flessibilità, una possibilità incredibile di potersi adeguare a quello che sono le nostre prospettive di rischio e rendimento. Vogliamo rischiare poco? Vogliamo essere assolutamente tranquilli? Struttura base 2, 2, 2, 3 coperture più una. E poi, ripeto, la strategia non è finita, ne parliamo fra un attimo. Osservate questa, che bella, no? La struttura di base, 3.000, 2.800, 2.500, 3.000 e 3.200 le coperture, 3.000, 3 coperture su 6, 3.200, una copertura rispetto a 6, ma elevata di 200 punti rispetto allo strike più alto. Quindi un concetto di acquisto di delta all'ingrosso che mi permette di tenere un delta molto moderato e di avere un livello lontano, molto lontano, e quindi di grande sicurezza, dove posso andare a incentivare e a, diciamo, a corroborare la mia strategia dal punto di vista della profittabilità. Dicevo prima, se voglio stare ancora più tranquillo rispetto a questa strategia che già di per sé in questo modo è molto blindata, posso andare ad aggiungere uno spread di copertura. Spread di copertura che posso aggiungere ad una scadenza intermedia, per esempio al 31 di gennaio. 31 di gennaio, eccolo qua. E andando a costruirmi uno spread dove la parte venduta è 3.100, per esempio, 100 punti più in alto dello strike, e la parte acquistata è, per esempio, 3.400, 300 punti di copertura. Che cosa significa? Che significa che vado a spendere 1,40 punti, 3,15 meno 1 è 75. Qui non riesco a metterle due gambe perché lo strategy builder non mi ospita sette gambe, me ne ospita soltanto 6. Quindi con 1,40 punti, ripeto, 3,15 contro 1,75, con 1,40 punti vado a costruirmi un materasso di copertura di 300 punti. Quindi un'assicurazione sulla vita di 15.000 dollari, un'assicurazione complessiva che fa sì che la carrozzeria della mia auto blindata, perché questa è un'auto blindata dove c'è il motore e il cofano, il motore è costituito dalle tre vendute 3.000, 2.800, 2.500, con due vendute per ogni livello, sei in tutto, e il cofano è costituito in questo caso da un acquisto di delta all'ingrosso, cioè 3.000 e una 3.200. Questa è la struttura base. Come abbiamo visto, possiamo modificarla, per così dire, drogarla a nostro piacimento. Però metteteci anche uno spread, spendete questo 1,40 punti, vi andrà in meno rispetto al credito di 13,90, guadagnerete 1,40 punti in meno, avrete anche un impatto sui margini. 300 punti in genere sui margini impattano all'incirca 400 franchi, quindi avrete un 3.300-3.400 franchi di margine con 12 punti di credito e una capacità della strategia di resistere a eventi del mercato di tutti i tipi, perché siamo su livelli lontanissimi, siamo su livelli 3.000-2.800, addirittura 2.500 sulla parte che viene più drogata. Alla parte che viene più drogata, 2.500, possiamo infine aggiungere un piccolo livello di drogatura, nel senso che lo portiamo a 2.600. È un'altra variante ulteriore. Abbiamo 14 punti e 50, un margine sotto i 4.000 franchi. Mettiamoci pure il punto e 40, avremmo un credito di 13 punti su meno di 4.000 franchi di margine. Credo una struttura che più blindata di così è difficile pensarla, soprattutto è difficile pensarla più profittevole di così, con un livello di sicurezza e di blindatura della strategia di questo tipo. Il livello di sicurezza di questo modello
assoluto, nel senso che vi fa dormire la notte, vi permette di avere un'ottima profittabilità. Vedete che ho allungato un pochettino la scadenza per costruire un modello un po' diverso da quello che abbiamo fino adesso illustrato nei nostri webinar, ma Elite è un esempio di un modello strategico di altissima efficienza ed efficacia con possibilità di personalizzare i livelli a proprio piacimento per bilanciare rischio e rendimento. Vi ricordo ancora delta fra 0,02 e 0,04. Non eccedete questi valori, controllate poi i risultati finali, il credito, in questo caso 14,50, e il margine. Confrontateli fra loro rispetto al delta. Questi tre valori, questi tre numeri, senza fare troppi salamelecchi di grafici sparati, vi guidano in un modello strategico molto efficace, profittevole, dove il rischio viene bilanciato a vostro favore, a vostro piacimento. Grazie mille Maurizio, Sì. scusami, No, no, prego, prego. queste le caratteristiche di Elite, caratteristiche che hanno fatto sì che riscuotesse da subito un considerevole successo il servizio Elite. Un'altra caratteristica che ha fatto sì che ci fosse grande successo sono i risultati, che vorrei che ci mostrasse a questo punto. Non c'è dubbio, sono i risultati e adesso andiamo a vederli. Ecco, questa è la equity Solito line. problema di inquadratura con l'equity dei servizi di opzionali. Esatto, sì, adesso proviamo a inquadrarla tutta, se ci riusciamo. Eccola qua, questa è l'equity di Elite. Come vedete, un'equity estremamente lineare, i denti sono dovuti al fatto che, come dicevo prima, mettiamo sempre una componente di blindatura. E la componente di blindatura o gli spread aggiuntivi, per esempio quella spesa di 1,40, è chiaramente una Sì. spesa che nel momento in cui va a scadenza va a materialmente a, come dire, a costituire il costo e quindi il dente di sega della nostra equity line. Con Elite è molto molto difficile che la strategia chiuda in perdita, è estremamente difficile, è un po' come tutte le strategie di opzionale e di raccomandazione di borsa, è molto raro che chiudiamo in perdita. I denti di sega sono i naturali costi della procedura, della strategia che vengono contabilizzati e come vedete la equity è di grande dimostra la grande efficacia della strategia. Assiomatica, Maurizio, direi. Scorrendo i risultati è chiarissimo che c'è una strategia che produce con costanza, c'è una blindatura, come l'hai definita tu stesso, unica, degna di nota. Questi i risultati di Elite. Maurizio, mi riprendo il controllo dello schermo perché Elite è in promozione esclusiva, doppia promozione e in più una sorpresa. Vi basterà inviare un WhatsApp o un SMS al numero 320 875 6444 con scritto Elite, doppia promozione, promozione esclusiva, anche laddove aveste bisogno soltanto di informazioni. 320 875 6444, c'è una promozione legata a questo webinar che vi sorprenderà, ignorate quindi le cifre presenti in questo momento sul portale. 320 875 6444. Inoltre vi è anche una promozione personalizzata per tutti coloro che già sono abbonati ai servizi opzionaria e volessero aggiungere Elite al loro paniere di servizi. Doppia promozione, promozioni uniche ed esclusive. Scrivete al 320 875 6444. Maurizio, a questo punto passiamo con le domande di rito. Inizierei da subito con capitale minimo necessario per seguire il servizio Elite. Allora, diciamo che come abbiamo visto, è possibile impostare una strategia di Elite con margini assolutamente ragionevoli, poi addirittura gestibili al ribasso in modo assolutamente discrezionale. Quindi, a fronte di questo, dico che 10-12 mila dollari di capitale sono sufficienti per gestire una strategia alla volta di Elite. Chi volesse gestire la sola posizione di due strategie deve avere un po' di più come capitale, diciamo deve avere 18-20 mila.
ma anche seguendo una strategia alla volta si ha un'ottima redditività del capitale, perché questa in definitiva è fatta con una strategia alla volta. Se ne vogliono prevedere due, perché nella concatenazione di Elite, quello che ci può essere è che se io, per esempio, faccio una strategia a 90 giorni, a 85 giorni e la copro a 40-45, la copro a più o meno la metà del periodo, a un mese potrei avere già una opportunità per entrare di nuovo a mercato e avere una seconda strategia a mercato. Quindi se ne voglio due, devo avere un capitale un po' superiore. Se ne faccio una volta, 10-12 mila dollari è un capitale di sicurezza che mi dà un ottimo rapporto fra margine e capitale. Maurizio, c'è una domanda scomoda, una delle domande che ricorrono più abitualmente legate a Elite, ovvero di quanto si possono drogare le strategie e quale risultato è possibile ottenere? Ma vedi, la droga, il pepe sulle strategie è un fattore discrezionale, no? È un po' come quando ci mettiamo a tavola, no? E c'è, io per esempio sono un estimatore del peperoncino, no? Ah, Ok? anch'io, anch'io. E quindi quando mi metto a tavola e c'è per esempio una matriciana, no? Non in Svizzera, per carità di Dio, in Italia, ecco, in qualche posto adeguato in Italia dove sappiano Sì. fare la matriciana, sconsiglio di mangiarla in Svizzera, va bene, lo sconsiglio in modo categorico. Sconsiglio anch'io, lo sconsiglio anch'io. Ecco, in Italia, in qualche posto bello dove ti fanno la matriciana per bene, metterci il peperoncino sopra la matriciana è qualche cosa che come dire, ne aumenta molto il gusto, no? E io personalmente abbondo un po' con il peperoncino, altri sicuramente ne metterebbero meno, magari anche più di quello che metto io. Questo che cosa intendo dire? Intendo dire che nel trading è qualcosa di simile, no? Dipende quanto voglio pepare la strategia. Quello che io devo tener conto è semplicemente il mio rapporto fra margine e conto, ok? Fra margine e conto deve essere un rapporto che preferibilmente non dovrebbe superare il 25-30%. 30% quando il mercato va bene, 25% meno quando il mercato è un po' agitato. Va bene? Quindi cercare di fare in modo che il margine rispetto al conto sia coerente. Se il margine rispetto al conto è coerente, se io questa voglio farla con 10 invece che con 6 vendute, va bene? E voglio coprirla con 5 più 2, eccolo qua. Ovviamente ho un margine un po' superiore, ma ho 20 punti, ok? 20 punti di Sì, cui, sì. da cui attingere come profitto. Quindi è chiaro che avrò un margine un po' più alto, 5.500, ho una velocità un po' più alta, 0.046. Già questa qui, per esempio, a me piace poco, però a uno che piace molto il peperoncino, Questo è 0.046. già un bel po' piccante, vero Maurizio? È un po' piccante, sì, così, esatto, non c'è dubbio. Poi vedi che, guarda, per limitare la velocità con Elite è proprio un istante. Guarda Sì. questa, 7 punti, 4.000 di 4.160 franchi, cioè questo è proprio un, come dire, un regalo di Interactive Brokers, no? Nel senso, ho visto che ti sei coperto bene, hai saputo coprirti all'ingrosso, va bene? Hai saputo coprirti in modo molto adeguato, hai venduto 10, ne hai coperte 9, ma le hai coperte con un criterio di delta così moderato, beh, 17 punti di profittabilità e 4.100 franchi in tutto di margine. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quello che io devo guardare è se il margine rispetto al mio conto è coerente. Perché l'unico modo per perdere con le strategie di opzionaria è smarginare, cioè fare in modo di violentare troppo il margine rispetto al conto, violentare il conto con un margine troppo alto. Questo è l'unico modo per perdere con le strategie di opzionaria. Quindi, se io mantengo una logica di contenimento del rischio, dove monitoro con attenzione il rapporto tra margine e conto, io con le strategie di opzionaria veramente
riuscire a perdere ci devo fare apposta, perché è sì. veramente difficile riuscire a perdere. Devo anche studiarmi il modo per riuscire a perdere se controllo il margine rispetto al conto. Quindi la tua domanda è, dipende tutto da quanto hai di capitale, dipende tutto da quanto vuoi esporti margine rispetto al conto, di quanto puoi esporti di margine rispetto al conto, di quanto disponi in termini di capitale. Perché poi la possibilità di mettere a mercato delle elite, bene, con maggiormente pepate è assolutamente discrezionale. Assolutamente a discrezione. Quello che Perfetto. ne sottolineo una cosa per ultimo. Qui io sono, vedete che io intervengo sempre sull'ultimo livello, 2, 2, 2. L'ultimo 2 è diventato 6 e ho coperto e ho ottenuto un ottimo risultato di delta, margine e credito. Ma dobbiamo tener conto che si può drogare su tutto, anche sugli strike più alti. Io non lo faccio mai vedere perché dico fra tre strike così lontani io preferisco l'ultimo perché è il minimo del rischio. È chiaro che se io drogo dalla parte sopra, è evidente che io ottengo risultati ancora superiori. Bene, ovviamente ho un impatto sui Certo. margini coerente, ho un maggior credito e così via. E quindi quello che io suggerisco è anche quando si vuole usare il peperoncino, non rovinare il piatto alla matriciana, no? Va bene? Rispetta il sapore della matriciana integrandolo con il peperoncino e questo ti darà un'eccellenza assoluto, così come è un'eccellenza assoluta della gastronomia italiana, un'eccellenza assoluta del trading con Elite. Certo, ad ogni modo Maurizio, i prossimi abbonati o anche gli abbonati di Elite avranno modo, laddove avessero bisogno di consiglio, di avere piena assistenza e affiancamento da parte nostra. Assolutamente, il nostro servizio di assistenza è basato su una redazione preparatissima che ha fatto la sua esperienza insieme con me, in capo a decenni di esperienza sul mercato, che risponde attraverso il servizio email per 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, compreso quindi sabato e domenica. 18 Sì. ore al giorno è il servizio di assistenza attraverso email e poi abbiamo il nostro centralino telefonico da usare preferibilmente per cose molto urgenti che risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Questo significa che siamo l'unica casa editrice in Europa a dare un livello di assistenza di questo genere ai propri lettori e ai propri abbonati e ai propri clienti dei nostri servizi. E questo genere di affiancamento, Maurizio, che definisco di altissimo livello, Sì. sì, probabilmente c'è stato un problema di connessione. Maurizio, Sì. questo genere di servizio, dicevo, che possiamo definire di altissimo livello, è incluso, questo genere di affiancamento è incluso nel servizio Elite, in tutti i servizi opzionaria. Un'ultima domanda rispetto invece ai neofiti, laddove volessero avvicinarsi ad Elite. I neofiti sono di gran lunga i benvenuti nelle nostre strategie e nei nostri servizi. Il neofita riceve una accoglienza di formazione perché il nostro servizio non è solo un servizio segnali, è un servizio fortemente didattico dove noi dimostriamo nella pratica fin dai webinar gratuiti, come sono costruite le strategie, qual è il rischio rendimento di ogni strategia, qual è la logica di ogni strategia, qual è il modello con cui ogni strategia viene costruita. Questo è già un elemento didattico estremamente a favore. L'assistenza di cui abbiamo parlato prima è un supporto fondamentale per i neofiti per poter entrare in modo efficace dalla porta principale
dell'universo parallelo delle opzioni che è rappresentato da opzionaria. Quindi il neofita può fare affidamento sul nostro modello di assistenza, può fare affidamento continuo per tutti i dubbi, per tutte le necessità di approfondimento che può avere attraverso sia la nostra redazione, sia quando occorre attraverso il mio intervento personale a supporto della conoscenza e della cultura che deve nascere, deve crescere nell'usare i nostri sistemi in opzione. Quindi benvenuto a tutti i neofiti, benvenuti a tutti, benvenuti a chi ha già esperienza in opzioni, benvenuti a chi quella esperienza deve ancora crescere. Perfetto. Profittabilità media mensile, Maurizio. Dall'1,5 al 4% mensile, Nella come versione standard di Elite. esatto, dall'1,5 al 4% mensile, che è un po' il benchmark un po' di tutte le nostre strategie di opzioni, di raccomandazioni di borsa e di opzionali. Perfetto. Mi riprendo a questo punto il controllo dello schermo, Maurizio, per lanciare la promozione esclusiva legata ad Elite. Promozione, doppia promozione esclusiva. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Elite, doppia promozione, promo o anche solo per informazioni 320-875-6444. Inoltre una promozione personalizzata per gli abbonati opzionaria che vogliono aggiungere Elite ai loro abbonamenti. 320-875-6444 vi è una promozione assolutamente unica e irripetibile. Maurizio, grazie mille per la tua splendida esposizione. Grazie a te e grazie a tutto quanto il pubblico. E grazie mille a tutto il nostro magnifico pubblico che ci segue sempre con grandissima attenzione. Grazie mille a tutti e buona giornata.